Una buona serata, bentornati a Weekend Sabato. In apertura i dati dell'emergenza coronavirus in Puglia. I casi accertati sono 65, 56 nel Barese 1821, 5 nel Poggiano 1357, 3 nella Bat 432, 1 in provincia di Lecce 668. Venerdì i casi accertati erano 52, totali casi nella regione 5333. Intanto il Ministero dell'Istruzione ha precisato che la riapertura avverrà a tutti gli effetti delle scuole il 14 settembre, ma c'è anche una novità in più. Prende il via la chiamata veloce dei docenti. La nuova procedura prevista dal decreto scuola consente a chi è in graduatoria ma non ha ottenuto il ruolo con la normale tornata di assunzioni di poter presentare domanda in un'altra regione. Le domande dovranno pervenire entro il 2 settembre. L'apertura della procedura è slittata di alcune ore per consentire al Ministero di poter scaricare tutti i dati dei posti disponibili. Da stamattina è possibile presentare istanza e già si è registrato un afflusso di utenti sul sistema. Studenti e personale scolastico saranno in aula per il recupero degli apprendimenti. Ma come si ritornerà in classe? E a Foggia com'è la situazione? Noi siamo andati all'Istituto Altamura da Vinci e abbiamo ascoltato il direttore amministrativo Emanuele Faccilongo. Sì, siamo forse sicuramente la prima della provincia, una delle prime della regione Puglia ad aver provveduto subito ad acquistare un certo quantitativo di banchi, qui ne abbiamo acquistati 700, utilizzando immediatamente i fondi previsti dal decreto rilancio. Tra le altre cose abbiamo anche provveduto ad acquistare un sacco di materiale sanificante, detergente, insomma ci siamo preparati per tempo. Successivamente è venuta fuori la fornitura del MIUR che andrà ad integrare quello che abbiamo già fatto. Comunque siamo soddisfatti perché poi sul mercato, come si sa, i banchi sono pressoché spariti e quindi siamo stati tra i primi fortunati ad averli acquistati. I contagi sono in aumento, mentre il tempo stringe per rientrare in aula in sicurezza. Per il governo il rientro a scuola resta una priorità. Sono giorni decisivi questi per decidere come permettere la ripresa delle attività didattiche in presenza. Distanziamento alle mascherine, queste sono le direttive un po' comuni a tutti e soprattutto per il personale ATA la pulizia accurata anche più volte al giorno sia di aule che dei bagni soprattutto e anche l'areggiamento. Però siamo così in itinere, stiamo aspettando ulteriori disposizioni da parte del MIUR, però possiamo dire che la nostra scuola è già abbastanza pronta a partire. Ritorniamo un attimo all'emergenza coronavirus perché poco fa è giunto l'aggiornamento del dato nazionale che vede i casi nel nostro paese in diminuzione. Infatti sono 1444 contro i 1462 di venerdì. Una sola vittima dopo le 9 di ieri. Intanto, secondo i dati del Ministero della Salute, c'è stato un nuovo record dei tamponi. Arrivati a 99.108. Adesso parliamo di premi e cultura perché lo scorso weekend si è svolta l'edizione dei premi della cultura del Mediterraneo organizzata dall'Accademia delle Culture e dei Suoni del Mediterraneo. Il nostro telegiornale ha intervistato in esclusiva la seconda classificata, la poetessa Maria Teresa Bari. Ecco la prima parte dell'intervista. Volevo sapere le sue sensazioni dopo questo bel secondo posto sabato scorso. Felicità, gioia, io ho esultato letteralmente. Purtroppo non ho potuto partecipare personalmente perché dei gravi motivi, impedimenti me lo hanno impedito. E quindi a distanza ho seguito la serata davvero con molta, molta emozione ed entusiasmo. Io e mia figlia alla fine ci siamo abbracciate, abbiamo cominciato a saltare perché prese appunto dall'euforia del risultato e di tutto comunque. Senta, Maria Teresa, io so che oltre ad essere poetessa, lei è anche docente, quindi le volevo chiedere anche in doppia versione come ha vissuto questi momenti particolari, questi mesi.
questi mesi sono stati davvero vissuti con un'intensità unica. Questo che abbiamo vissuto è un momento veramente storico. Per la prima volta ci siamo trovati di fronte a dover, ecco, fare una didattica a distanza che in realtà non era una didattica, perché i ragazzi hanno bisogno di ben altro. Sappiamo bene che abbiamo il ponte empatico importante, il ponte tra il docente e l'alunno, quindi a distanza tutto ciò non è possibile. Io l'ho sperimentato personalmente, perché in modo particolare quest'anno ho anche seguito un alunno con una diversa abilità, quindi ho veramente avuto difficoltà ad incontrare anche le stesse famiglie, è veramente stato molto molto difficile, ma abbiamo lavorato sodo e alla fine speriamo di avercela fatta. Pallavolo, novità importanti per quanto concerne le due squadre della città di Cerignola che sosterranno i campionati di Serie B1, Fenice Libera Virtus, e Serie C Donne Pallavolo Cerignola. Per quanto concerne la Fenice Libera Virtus, si sa il nome del nuovo preparatore atletico. Si tratta di Nicola Mancini, specializzato in biomeccanica dello sport e formulatore della scuola regionale dello sport del CONI. Sarà per me, dice, una nuova sfida tecnico-metodologica e quando ci troviamo in un periodo storico incerto mai affrontato prima, quello caratterizzato dall'emergenza coronavirus. Tra l'altro c'è anche da dire che è stato riconfermato anche Giuseppe Leone come assistant coach della formazione guidata da Marco Previglieri. Per quanto concerne invece la pallavolo Cerignola, l'ultima novità in ordine di tempo riguarda un'altra riconferma. Dopo Roma Nazzi, nuovo Albanese e Valecce, è arrivata la conferma anche per Rosanna Montenero. L'atleta barletana ha disputato una stagione, quella appena trascorsa, con un ottimo rendimento e una riconferma assolutamente meritata. E adesso si attendono novità per quanto riguarda la data ufficiale di avvio del campionato. Ed è tutto per l'ultima edizione di Weekend Sabato. Grazie per essere stati con noi. Il nostro telegiornale torna come sempre domani con la prima edizione della domenica alle 9. Grazie ancora e buon fine settimana.